siamo al terzo appuntamento di Aspettando il Festival dell'Associazione Letteratura, dell'attività 2023 dell'Associazione Letteratura. Abbiamo appena iniziato la parte più consistente dell'attività, che ha avuto qualche anticipazione nei mesi anche primaverili, ma con Aspettando il Festival ha iniziato a Cannes Oliviera. Mercoledì c'è stata il primo incontro verbanese a Casa Ceretti, e oggi continuiamo a parlare, come mercoledì, di treni che sono uno dei due temi della nostra attività annuale. Il tema, come sapete, lo slogan del festival è gli alberi guardano i treni che passano, e non vi sto a spiegare la logica di questo slogan, sarebbe un po' lunga. Comunque ci sono dei collegamenti tra gli alberi, che hanno un tempo di vita di un certo genere, lento, e i treni che attraversano i boschi e hanno tutt'altra velocità, e le due cose si integrano in molti aspetti che noi cerchiamo di analizzare. Oggi parliamo di treni alpini. Parliamo di treni alpini con Diego Baschetto, che è l'autore del libro che viene presentato, che dialogherà con l'ingegner Corti, già direttore della Vigezzina, che voi tutti conoscerete, la ferrovia Domodossola-Locarno, e si occuperanno proprio dei treni che scavalcano in qualche modo le altezze alpine, o comunque le attraversano, con considerazioni che saranno forse meno tecniche, anche se sarebbe bello arrivare anche a quelle, forse più paesaggistiche, forse più di costume, non lo so, vedranno loro. Parlavamo prima di soluzioni ambientali, sarebbe bello avere anche degli accenni su questo, sulle novità che vengono introdotte dalla normativa europea, dalle nuove frontiere dell'alimentazione, che sono qualcosa di assolutamente importante, che non sono di facile soluzione, ma in qualche modo bisogna arrivare a cambiare lo stato delle cose. Quindi io non direi altro, lascio la parola all'autore e al relatore. Vai. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti, grazie per avermi invitato. Dico due cose all'inizio, poi chiaramente la relazione principale la terrà Diego, che è strano perché è un geologo, ma ne sa di ferrovie più di tanti altri che invece sono dei tecnici, dovrebbero sapere. La prima domanda che ti farò è: ma per scrivere questo libro, viste le ferrovie svizzere che hai frequentato, hai fatto muto? oppure Cilia, oppure eri ospite gradito delle... conoscendo i prezzi delle ferrovie? Sì, ho dormito spesso in macchina.
Vabbè, comunque, quest'anno è un anno particolarmente importante per la Ferrovia Domodossola Locarno, perché è l'anno in cui compie 100 anni dall'apertura all'esercizio, che è avvenuta il 25 novembre del 1923. È una di quelle ferrovie che si inserisce nell'ambito alpino, a sud delle Alpi, ma comunque, e che rappresenta tuttora e ha rappresentato durante i suoi 100 anni un elemento di sviluppo socio-economico sia della Valle Vicenza che delle 100 valli, e che nasce all'inizio del Novecento grazie all'intuizione in Svizzera del sindaco di Locarno di allora, che si chiama Valli, e in Italia di Andrea Testore, maestro vicenzino, filantropo direi vicenzino, che ha sempre cercato e ha trovato sempre delle soluzioni geniali per sviluppare culturalmente e turisticamente anche la Valle Vicenza. Senza parlare tanto della storia della Vicenzina, perché ci sono già stati anche altri argomenti e convegni in tal senso, comunque la Vicenzina nasce come elemento di unione tra le linee del Sempione del Gottardo. Quello che mi piace ricordare è che il sindaco Balli di Locarno aveva chiesto alla Confederazione Elvetica all'inizio del Novecento 3 concessioni. La prima, che era la Locarno-Valle Maggia, e totalmente in territorio svizzero. La seconda, che era la Locarno-Camedo, e la terza, magari molti di voi non lo sanno, era la Locarno-Piaggio Palmara, che quest'ultima, credo che sia quella di più interesse per la zona, avrebbe dovuto poi proseguire sino a Fondo Toce. La Confederazione Elvetica diede parere favorevole al rilascio di questa concessione al comune di Locarno, sostanzialmente, non al sindaco Balli come persona, a condizione che, non per la Valmaggia certamente, ma perché per il tratto italiano, l'Italia dimostrasse interesse e rilasciasse le concessioni di competenza o facesse gli atti di competenza per far sì che queste realizzazioni, Locarno Camedo e Locarno Piaggio Palmara, arrivassero comunque a destinazione in Italia. E quindi, mentre in Valle Vicenza, come ho detto prima, c'era il maestro Andrea Testore, che aveva già pensato alla realizzazione di un'opera ferroviaria per alcuni motivi già detti prima, Balli cercò un partner sul lago, ma in questo caso questa sponda del lago non dimostrò interesse per questo progetto e quindi non se ne fece nulla. Questa è una delle occasioni mancate, purtroppo, ma poi, come Diego ci dirà, magari è stata un'occasione mancata, ma poi di danni ne abbiamo fatti tanti altri dopo, cioè, quindi questo almeno non è che è stata realizzata, tutte quelle che sono state realizzate e poi sono state chiuse. Se no sarebbe già stata smontata. Ma sono stata una grande trovata. Comunque, è stata un'occasione mancata. Devo dire che io in ufficio avevo, perché comunque diciamo nei nostri uffici c'è ancora il progetto fatto da Niger Sutter, che era lo stesso costruttore della Domodossola Locarno, della, appunto, Fondo Toce, Piaggio Palmara Locarno, e guardando solo le tavole uno fa fatica, cioè ci riesce, ma non, secondo me non arriva a capire quanto di spettacolare sarebbe stata questa linea. Sarebbe stata una cornice sul Lago Maggiore, che avrebbe tra l'altro chiuso splendidamente un anello, ed è stata una delle occasioni mancate. In zona abbiamo altre 2, non occasioni mancate, ma chiusure forzate degli anni 60, derivanti dalla chiusura dell'Entra Premeno e della Stresa Mottarone. Oggi la Stresa Mottarone sarebbe quella che dall'altra parte è la San Generoso, no? Eh sì. Monte Generoso, sì. Cioè, Monte Generoso. Sostanzialmente era l'equivalente. Quindi il tema delle ferrovie, che tra l'altro sta ritornando ad essere un tema principale proprio per l'impatto ambientale che le ferrovie hanno, che è di gran lunga inferiore rispetto ad altri mezzi di trasporto, è stato probabilmente un treno che che in Italia si è un po' perso, forse, soprattutto nel mantenere quelle che erano delle realtà
che oggi avrebbero risolto sicuramente molti problemi. A Spoleto Nord c'è un'altra, piuttosto che tutte le ferrovie del centro Italia che sono state dismesse. In Svizzera le cose non sono andate così, e quindi io darei la parola a Diego, che in questo libro, che è veramente bello, e tra l'altro da ingegnere lo dico, la parte tecnica mi ha stupito, sono tutte informazioni che non hai reperito su Wikipedia, cioè hai fatto uno studio per andare a, descrivere tutti gli aspetti tecnici, mentre la parte, diciamo, di escursione è un maestro, ma sulla parte tecnica, che è un maestro anche lì, perché è un tavolo libro che scrive sulle ferrovie, cioè, quindi però è veramente di pregio, e diventerà, almeno per me, una piccola enciclopedia di alcune caratteristiche. Ecco, prego Diego, adesso raccontaci un po' del tuo libro. Sì, allora, la filosofia di questo libro, a differenza di molti altri miei libri, è stata quella di dare prevalenza all'escursionismo. Quindi la mia idea era quella di salire col treno e scendere a piedi, sostanzialmente, in modo da rendere anche le escursioni più facili per molti, non per tutti, perché poi ci sono persone che preferiscono salire piuttosto che scendere, bisogna anche avere il ginocchio buono. Per cui, a differenza degli altri miei libri, sì, c'è tutta una parte tecnica, ma chiaramente la parte escursionistica e soprattutto la parte fotografica è più dedicata all'escursione, al paesaggio, che non ai treni. Questa in sostanza il libro. In ogni caso, adesso andiamo a vedere un po' di itinerari, quindi itinerari che io ho selezionato, chiaramente non ci sono tutti gli itinerari del libro, ma che io ho trovato interessanti, anche perché poco, nella maggior parte dei casi, tolto i casi eclatanti come la foto che vedete del Gorner a Zermatt, ma nella maggior parte dei casi sono itinerari abbastanza poco noti o poco frequentati. Allora, il primo che andiamo a vedere è questo itinerario qui. Questo è un treno a tutti gli effetti di collegamento molto importante, che collega Martigny con Chamonix e poi con Megève. È un treno che viene preso talmente da tanti e in maniera così puntuale, ce n'è uno ogni mezz'ora, che diventa una vera e propria metropolitana. Tant'è che a Chamonix la macchina praticamente non la utilizza nessuno per spostarsi nella valle. L'itinerario che ho scelto è un itinerario un po' particolare, si chiama la strada delle diligenze, ed era la strada che nell'Ottocento facevano le diligenze che dalla valle del Rodano salivano a Chamonix. Ancora oggi la strada c'è ed è percorribile, si scende col treno a Finot e poi da qui è tutta discesa. L'altro vantaggio che ha questo itinerario, che dura un paio d'ore, è che intercetta più volte la ferrovia, per cui non tutti qui sono stati fatti in questo modo. Nei miei libri classici descrivo una ferrovia, poi c'è un itinerario che porta a vedere la ferrovia, qui non sarà sempre così, ma in questo caso è così. L'itinerario molto bello, molto spettacolare, intercetta più volte la ferrovia, e il paesaggio che attraversa questo treno, soprattutto dalla parte svizzera, è spettacolare da un punto di vista morfologico, mentre poi dalla parte francese, sotto il bianco, chiaramente poi non c'è gara, però il treno passa nel fondovalle, mentre qua il treno passa tutto a mezza costa. Da un punto di vista, diciamo, dell'amante dei percorsi, questo è un percorso molto più spettacolare. Vedete che soluzioni ci sono. Qua sopra passa il treno, questa è la vecchia strada delle diligenze. Poi ci sono questi paesini bellissimi, vedete la stazioncina piazzata sopra la borgata. Questo era un giorno piovoso, quando ci sono queste giornate, se sei fortunato, poi vengono anche le foto migliori, più spettacolari, anche se quando sono partito maledizioni ne ho dette parecchie. Si scende poi in quest'ultimo paesino, e poi da qui comincia la strada che segue, come potete vedere, la ferrovia, e scende giù, vedete, qui c'è il treno e qui c'è il vecchio percorso della strada delle diligenze. Si vede ancora meglio qua, dove si vedono ancora i tornanti. Erano diligenze che arrivavano ad avere un tiro da 8, quindi la strada era bella ripida. Per capirci, attualmente ce n'è una che fa il Gottardo e un'altra che fa il Sempione. È una diligenza ancora vecchio modello, turistica chiaramente.
Qui potete vedere proprio dove passava la strada, e si nota che quando è stata fatta la ferrovia, la strada è stata mantenuta, non è stata automaticamente esclusa. Mentre invece adesso, quando fanno le strade, la ferrovia viene subito eliminata. Al termine di questa discesa si possono andare a vedere le gole della Trient, che sono queste gole spettacolari che possono essere risalite per 1,5 km circa grazie a queste passerelle. Quindi c'è anche, io cerco sempre di mettere anche qualcosa di non ferroviario all'interno di questi itinerari. Qui invece abbiamo un'altra situazione. Qui siamo in Francia, siamo a Megève. Questo è il treno del Midagle. Il treno del Midagle è il treno che i francesi cominciano a fine 800 per rispondere al treno della Jungfrau. Il treno della Jungfrau avrebbe dovuto arrivare fin sulla punta della montagna, e loro decidono di fare un treno che deve arrivare in punta al Monte Bianco. È difficile da capire oggi, però dovete calcolare che questo treno viene iniziato durante la Belle Époque, e durante la Belle Époque l'idea era che tutto era possibile da un punto di vista scientifico e tecnico. Questo treno avrebbe dovuto risalire dei pendii impossibili, tutto in galleria, ma d'altro canto era già stato fatto dagli svizzeri, che avevano fatto quasi 9 km di gallerie scavate dagli italiani, interamente dagli italiani, per arrivare alla Jungfrau. Per cui l'idea è quella. Il problema è che sono un po' più in ritardo rispetto agli svizzeri, arriva a luglio del 1914 e scoppia la guerra. Il treno si ferma esattamente dove si è fermato in quei giorni di lavoro, e l'epopea del treno è finita. Non ci sono altre ferrovie di montagna costruite, non ci sono altre funicolari costruite. Da lì, dopo la prima guerra mondiale, comincia l'epoca della funivia, che raggiunge gli stessi dislivelli, le stesse vette, ma costa un decimo, alle volte un cinquantesimo, molte volte un centesimo di quello che costa una ferrovia. Per cui l'epoca, tutti i treni di montagna che vedete oggi sono stati tutti impostati nell'Ottocento e al massimo finiti all'inizio del Novecento. Quindi è una tecnologia che arriva da due secoli fa. Questo è il paesaggio attraversato da questo trenino molto particolare, che ha un'altra peculiarità rispetto ai treni svizzeri, che è quella di aver mantenuto i treni originali elettrici degli anni 50. Quindi hanno quattro convogli elettrici che risalgono agli anni 50, mentre in Svizzera questi treni di montagna sono visti molte volte come treni di trasporto, veri e propri treni di trasporto, e quindi vengono continuamente ammodernati, perdendo un po' quel fascino che ha, in molti casi vedremo quello adesso del Gorner, sembrano delle metropolitane, sono anche brutti francamente per un appassionato di treni. Ecco, il treno finisce qui, questo è l'inizio della via normale al bianco. Le rotaie, come potete vedere, finiscono lì in basso. La prima volta che l'ho fatto era all'inizio degli anni 70, ero un bambino e mio papà mi portava quasi tutti gli anni a prendere uno di questi treni, perché ero già appassionato all'epoca, ma questo mi ha stupito perché non c'erano neanche quelle casette, finiva in mezzo a niente, e io la prima cosa che ho detto è: ma la stazione dov'è? Ma è finita qua? Era anche una giornata un po' nebbiosa, quindi non si vedeva niente, ed è un treno che mi ha deluso tantissimo, mentre adesso in una bella giornata di sole uno può godersi il paesaggio. Come si può vedere, qui era già stato fatto il terrapieno, e più avanti c'è già la curva, la prima curva, e il primo scavo della prima galleria. Avrebbero dovuto essere 8 gallerie a rimontare completamente la montagna, per poi andare verso quella montagna che vedete laggiù, che è la Guide Bionassì, e poi andare verso il bianco, tutto in galleria. Uno scherzetto da 20 km, 18 km in galleria. Questo è lo spettacolare ghiacciaio, da qui parte un sentiero che porta di fianco al ghiacciaio, e poi da qua si torna verso più o meno metà percorso. In 2 ore più o meno, anche qui ho cercato sempre di tenermi sulle 2 ore, 2 ore e mezza, si scende praticamente alla stazione intermedia. Gli appassionati di treni invece loro fanno che seguire i binari, perché tanto il treno sale talmente lentamente che non c'è rischio di venire investiti. Ci va più di un'ora a fare questo percorso, a piedi ce ne vanno 2 ore e mezza, 3. Questo è il sentiero, questo è ancora più spettacolare, le scalette e i punti più ripidi sono stati addirittura attrezzati con scalette. Si vede tutto il sentiero che percorre il fianco del ghiacciaio,
o meglio percorre queste zone pianeggianti tra la morena e il ghiacciaio, che erano laghi intramorenici, cioè erano tutti laghetti queste zone pianeggianti, e praticamente l'itinerario finisce là, in questa zona qua, che è quella della prima foto che abbiamo visto, no? Ecco, finisce qua, con davanti praticamente gran parte della catena. Qua, quando posso, metto anche delle foto storiche, così possiamo vedere come questo treno saliva durante gli anni 20. Durante gli anni 20 il treno era un treno a vapore a cremagliera, e quindi regola dei treni a vapore, dei treni a cremagliera, è quella di avere sempre la motrice a valle, okay? E le carrozze a monte, quindi in discesa traina, in salita spinge, o meglio in discesa frena, perché è in discesa. Ecco, qui siamo invece in Svizzera, questo qui è un treno che praticamente parte da Montreux e arriva a questo bellissimo belvedere sul lago spettacolare che sono i Rocher de Naye. L'itinerario, vedete, il treno è questo qui in nero, il percorso è questo, mentre il sentiero di discesa che propongo è questo, perché è un sentiero più affacciato sul lago, quindi più spettacolare come panorama. Questa è la partenza subito sopra Montreux, la seconda stazione, e queste sono tutte le stazioncine che punteggiano questo posto. La caratteristica delle ferrovie svizzere, come stavamo dicendo con lui, è quella di essere già partite come ferrovie turistiche. Cioè gli svizzeri nell'Ottocento hanno già pensato di costruire delle ferrovie che però nella maggior parte dei casi non è che andassero da nessuna parte, andavano in posti già molto famosi, già dalla fine del Settecento, frequentati soprattutto dall'aristocrazia inglese. Poi nell'Ottocento molti di questi posti si sono trasformati in alberghi di lusso per le persone tisiche, però al tempo stesso ospitavano anche gli ospiti. E chi poteva permettersi questa roba era gente molto ricca, che era abituata a un lusso molto elevato, per cui questi alberghi erano già molto lussuosi. Il treno è stato quello che gli ha dato ancora di più. Non è tanto il caso dei Rocher de Naye, lo vedremo, è il caso per esempio del Rigi o del Righi, detto meglio, del Pilatus, di Klein Scheidegg, quindi questi grandi alberghi che erano già abbastanza rinomati prima del treno, anzi nel caso del Righi era molto ma molto più rinomato già verso 1820-1830. Qua abbiamo c'è tutta questa salita, dalla vetta si può vedere una bella fetta dell'ultimo tratto con la grande curva spettacolare, anche se oramai sono quasi tutte coperte per la neve, perché questi treni oramai viaggiano anche d'inverno e quindi c'è tutta una serie di non tanto paravalanghe ma di protezioni per la neve, per evitare che si accumuli troppa neve in certi tratti particolari del percorso. Questo è il grandioso panorama dalla vetta sul lago, nelle giornate belle laggiù al fondo si vede Ginevra. E questo è il sentiero, che è un bellissimo sentiero alla Svizzera, quindi tenuto perfettamente, erba tagliata, degli indicatori a ogni bivio, non ci si può sbagliare. Qui scendendo, perdendo quota, poi ci sono questi pascoli meravigliosi, sempre questo panorama. Vedete che qui il treno non si vede spesso, perché il treno passa da un'altra parte, ma io ho scelto questo percorso proprio per la spettacolarità di questo percorso di discesa. Tra l'altro c'è la possibilità di interromperlo in due o tre punti, quindi in teoria sarebbero più di 1000 metri di livello, ma in realtà si può ridurre a 500. E qua c'è invece il trenino storico che ogni tanto percorre ancora l'itinerario, qui era in partenza, no? Quindi con la vecchia motrice elettrica e poi la classica carrozza di fine 800. Proseguendo invece qui siamo a Zermatt, Gorner, treno famosissimo, quindi non ci soffermiamo tantissimo, però anche qui dalla stazione del Gornergrad si scende fino a Riefenalp. Riefenalp è praticamente un posto molto famoso perché c'è uno degli alberghi più ricchi, più belli e costosi di Zermatt, anche come panorama noto fin dall'Ottocento, quando è nato questo albergo, ed è caratteristico perché c'è ancora un tram elettrico che collega la stazione del trenino con l'albergo, no? Uno degli ultimissimi tram elettrici di questo tipo. Vedete il treno spettacolare finché volete, ma sembra una metropolitana questo,
tra l'altro molto veloce, tra l'altro adesso l'hanno raddoppiata completamente, anche perché questo è un treno che serve anche d'inverno a Pisciatori e deve portare su moltissima gente. Il panorama da qua sopra è ancora più dal Belvedere, subito sopra, 10 minuti, un quarto d'ora da dove vi lascia il treno, è secondo me il panorama più grandioso delle Alpi, perché neanche il Bianco ha un panorama di questo tipo, con questi ghiacciai giganteschi che scendono in questo modo uno attaccato all'altro, e il ghiacciaio principale, che è questo, il ghiacciaio del Gorner, è un ghiacciaio pazzesco ancora adesso, nonostante sia in ritirata. E poi davanti avete tutto, la Punta del Fur, avete l'Iskam, avete il Breithorn, avete tutte le vette del Bianco, del Monte Rosa. Torna lì e fai così, riduciti ancora, ok? La discesa, la prima parte della discesa non è un granché, francamente, non è un granché come discesa perché si seguono le piste, però il panorama, come potete vedere, è sempre, sempre pazzesco. Certo, sono piste, però questa è una passeggiata di un'oretta che consiglio a tutti, però, perché è veramente spettacolare. Volendo ci si può fermare alla stazione intermedia e poi si prende il treno e si scende a Riefenalp. Questo è l'ambiente già meglio perché ci si allontana dalle piste da sci, e questo è poi l'ultimo tratto con l'albergo del Riefenalp e il trenino elettrico, che è il trenino elettrico originale, tram elettrico originale a stanga ancora, degli anni 10. Uno dei più vecchi, credo il più vecchio tram elettrico d'Europa, perché è ancora viaggiante. Adesso però è a batterie, ho letto che l'hanno trasformata a batterie, per fare un grande inverno. Questo è un itinerario molto particolare, perché si fa con un treno turistico, esclusivamente turistico, è il treno a vapore della Forca. Gli svizzeri hanno risolto il problema del passo della Furka, che non era percorribile d'inverno, realizzando uno dei loro 1000 tunnel di base, però questa è la ferrovia vecchia originale che sale al vecchio tunnel della Furka, che però è ad alta quota, l'hanno mantenuta, no? Ecco, qui vedete praticamente il tunnel, l'ingresso del tunnel della Furka lato Brig, e il percorso della ferrovia cremagliera. Questa ferrovia è esercita con treni esclusivamente a vapore e con le locomotive originali che trainavano Glaser Express negli anni 30. Queste due locomotive, queste quattro locomotive, erano state vendute ai vietnamiti, e gli svizzeri sono andati a recuperarle negli anni 80 in Vietnam, le hanno portate in Svizzera, le hanno aggiustate, e adesso si possono vedere due di queste quattro locomotive che erano le originali che trasportavano il Glaser Express. Il Glaser Express è un treno che è partito negli anni 30, che collegava, non so se tutti lo sapete, St. Moritz a Zermatt. Ma perché si chiamava Glaser Express? Si chiamava Glaser Express perché passava al di sotto del ghiacciaio del Rodano. E questo era il ghiacciaio del Rodano all'inizio del Novecento, mentre questa è la situazione di adesso. Il ghiacciaio è là dietro, questa meravigliosa seracata non esiste più, ma è per quello che il Glaser Express, questa seracata esisteva ancora negli anni 30, ed è per quello che il Glaser Express si chiama così ancora adesso. Questo è l'ingresso invece del vecchio tunnel, quello che è in quota, il vecchio tunnel della Furka, vedete i portoni che venivano chiusi all'inizio dell'autunno quando la ferrovia veniva smontata in certe zone, e il portone veniva chiuso per evitare che la neve si infilasse all'interno. Questo è il ghiacciaio del Rodano oggi, praticamente quella seracata che vedete parte da qua. Prendendo questo treno e scendendo a questa stazione si può andare a vedere il ghiacciaio, e poi si può tornare indietro seguendo il fondovalle rimanendo a fianco del treno, ed è un ambiente molto spettacolare perché questa è la valle della Furka, è una delle valli più selvagge della Svizzera, perché la strada passa alta, la vedete lassù, non passa nel fondovalle, quindi sul fondovalle non c'è niente se non la ferrovia.
consente di fare delle foto quasi da plastico ferroviario, perché sono veramente spettacolari. Quella che vedete qui è una di quelle stazioni, una di quelle locomotive che sono andate a a riprendersi in Vietnam. Questo ponte è un ponte molto particolare, perché dato che è in un vallone valanghivo, veniva smontato a ottobre e rimontato a giugno. Ancora oggi viene fatta la stessa cosa, viene fatta la stessa cosa, perché comunque qui la valanga viene giù tutti gli anni. E questa è la locomotiva nel suo ultimo tratto. Vedete che erano delle belle bestie queste locomotive, perché comunque dovevano tirare 8 carrozze, molte volte le tiravano in doppia, dovevano tirare 8 carrozze su tratti ripidi. Vero che sono a cremagliera, ma è altrettanto vero che comunque lo sforzo c'è lo stesso. Qui invece siamo al primo di tutti, dove è cominciata la storia dei treni in montagna. Questo è il Rivikulm, la vetta del monte Rivi, rinomatissima in Francia e in Svizzera fin dal Settecento, perché è l'ultima altura che c'è. Dopodiché da lì in avanti c'è la pianura o la zona collinare che porta praticamente in Germania e a Basilea e a Zurigo. Dall'altro lato invece questa altura isolata consente di vedere tutte le montagne dei Grigioni e gran parte delle montagne del Bernese, per cui era un bel vedere straordinario, molto conosciuto, tant'è che c'era già un albergo alla fine del Settecento lassù. Si arrivava chiaramente a piedi o a dorso di mulo, non c'erano altre possibilità. Quando gli svizzeri decidono di fare il primo treno turistico, lo fanno qui, e lo fanno da Wiesnau, che era raggiungibile da Lucerna. A Lucerna c'era già il treno che arrivava da Ginevra, stiamo parlando del 1870, siamo attorno al 1870, Ginevra era già la porta d'ingresso per i turisti, soprattutto turisti facoltosi inglesi e russi alla Svizzera. Arrivavano fino a Lucerna, prendevano il battello, scendevano a Wiesnau e a Wiesnau prendevano il treno e col treno salivano a Rivi. Dall'altro lato però quelli di Goldau, erano non soltanto su un altro lago ma era anche sulla ferrovia principale del Gottardo, volevano anche loro il loro treno che andava nel posto più famoso della Svizzera, e allora si sono fatti una ferrovia anche loro, non si sono mai messi d'accordo, e quindi questo treno nell'ultimo tratto è doppio: da una parte c'è la ferrovia che arriva da Goldau e dall'altra la ferrovia che arriva da Wiesnau. Una situazione assurda se ci pensate, ma così è, perché le due comunità non si erano mai messe d'accordo, anzi si facevano concorrenza anche a colpi di prezzi, di basso di prezzi. Qui c'è un bellissimo sentiero, ho fatto quello che scende su Wiesnau perché è più spettacolare da sul lago di Lucerna. Vedete, è panoramicissimo, questa è la parte terminale del lago di Lucerna, questo è il lago di Thun, qui c'è tutta una serie di laghi spettacolari. Vedete dove passa, c'è proprio il trenino, dirupo e sentiero. E poi scendendo invece verso il lago di Lucerna vedete laggiù le grandi montagne di Berna, del Bernese, quindi la Jungfrau, l'Eiger e tutte le grandi montagne del centro della Svizzera. E poi questi bellissimi prati svizzeri che sembrano fatti di erba sintetica, ma è toccato, è invece erba vera. E normalmente ci si ferma qui, l'ultimo pezzo è già più antropizzato, però volendo si può scendere circa in 3 ore da Rivi. Ah, la parte curiosa è questa, che invece era la prima motrice che saliva, e una delle primissime motrici, la seconda al mondo, a cremagliera, quindi in grado di superare determinati dislivelli. Apro solo una nota tecnica: treno e dislivello sono due cose nemiche, ok? I treni odiano le pendenze, tant'è che le pendenze non vengono espresse in percentuale ma vengono espresse in per mille, ok? Per mille vuol dire 20 per mille, vuol dire che un treno in un chilometro sale di 20 metri, una salita che voi neanche vi accorgereste di fare a piedi, ma un 30 per mille, quindi 30 metri su un chilometro, è già considerata non commerciale oggi. Figuratevi all'epoca del vapore. Quindi all'epoca del vapore sono stati per forza obbligati ad inventare un sistema, che vedremo un po' meglio più avanti. Però questo per dire che questi treni raggiungevano pendenze del 150 per mille, ovvero del 15%.
A questo punto però c'è un problema. Le caldaie dell'epoca non potevano permettersi, anche quelle di oggi, ma soprattutto quelle dell'epoca, non potevano permettersi di avere mai i tubi dove passa l'aria calda fuori dall'acqua, perché sarebbero fusi oppure saltavano i tappi di sicurezza. Per cui l'unico modo in pendenza di mantenere l'acqua era mettere una caldaia verticale. Le prime locomotive hanno la caldaia verticale e non orizzontale come tutte le altre vaporiere. Qui la potete vedere al museo di Lucerna, ce ne sono rimaste due. Una è il museo dei trasporti di Lucerna, che è un museo spettacolare, probabilmente il più la parte dedicata ai treni è sicuramente la più spettacolare d'Europa, assieme anche a quello di Mulhouse in Francia. Però questo è veramente spettacolare perché è dedicato ai treni di montagna. E l'altra invece è ancora a Wiesnau e un paio di volte l'anno la fanno ancora funzionare. Bisogna prenotare il decennio prima, se lo volete prendere. Questa invece è la ferrovia più impressionante di tutte, ed è la ferrovia del Pilatus. Il Pilatus è una montagna che sta praticamente dall'altra parte del lago di Lucerna, ed è la montagna più spettacolare. Il problema è che il dislivello sul Pilatus è gigantesco, non è come il Rigi. Quindi che cosa succede? Quando decidono di arrivare anche lì, il treno a cremagliera non basta più, o perlomeno non basta più la classica cremagliera Strub. Per capirci, questa è la pendenza. Qui la pendenza arriva praticamente al 100%, cioè 45 gradi. Mentre negli altri casi stiamo parlando di pendenze che al massimo sono attorno al 20 gradi, 25 gradi. Oltre quelle pendenze, la cremagliera classica, ecco qui vedete il pezzo più ripido che è veramente impressionante, preso da dentro il treno. Questa è la cremagliera classica, quella del Regio. Vedete, c'è una ruota dentata che immorsa una cremagliera. La cremagliera può essere dentata singola oppure possono essere dei denti pinzati in mezzo a due rotaie. Sono due tipi di cremagliere che però concettualmente funzionano allo stesso modo. Se però noi aumentiamo molto la pendenza, queste ruote tendono a saltare fuori, per cui oltre una certa pendenza non si può andare. Come si può risolvere e soprattutto come cavolo hanno risolto? A metà, attorno al 1875, con quella tecnologia, gli svizzeri una roba del genere. Raddoppiare praticamente la pendenza di salita. A tutt'oggi questa è la ferrovia cremagliera più ripida del mondo ed è stata fatta 150 anni. L'hanno risolta così: la rotaia centrale è orizzontale, le due ruote si immorsano. In realtà questa è una soluzione che gli svizzeri hanno copiato da un ingegnere inglese che si chiama Fell, che aveva già costruito un treno 10 anni prima e che era un treno che partiva da Susa e scendeva a Modane passando per il Moncenisio, superando 1500 metri di dislivello in 12 chilometri. Soltanto che l'ingegnere Fell utilizzava una rotaia a T e due ruote non dentate, che erano tenute contro questa rotaia a T da delle molle, tenute in pressione dal vapore della caldaia. Un sistema molto simile, ma meno efficiente di questo. Questo è un sistema talmente efficiente che non c'è neanche bisogno della massicciata. Quando voi prendete questo treno, fa impressione perché sporge, perché essendo pinzato non può deragliare. E quindi che bisogno c'è di avere la massicciata ai lati? Ci sono due rotaie e il treno da una parte e dall'altra è nel vuoto. Questo è il grande albergo, il grande hotel di Rigi, che in realtà ha queste dimensioni perché era un sanatorio. Parte di questo albergo era un sanatorio. Guardate che tutti i grandi alberghi svizzeri erano sanatori alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. Era una malattia, era una piaga generale e colpiva ricchi e poveri. Solo che i poveri morivano subito e i ricchi morivano guardando il sole e respirando l'aria buona in montagna. La sostanza era quella. Da dove arriva il treno, che è laggiù, parte un bellissimo percorso sulla vetta del Righi, che in parte è un percorso militare, perché all'interno della vetta del Righi la vetta è interamente scavata da una base fortificata svizzera, che
che attualmente funziona soltanto come centro di controllo comunicazione, ma fino all'inizio degli anni 2000 era ancora armata con cannoni, perché questo fa parte del ridotto svizzero fortificato. Gli svizzeri avevano costruito un ridotto fortificato all'interno delle Alpi che in caso di attacco da parte di una nazione confinante avrebbe consentito loro di ritirare tutte le truppe all'interno delle montagne. Ogni valle, ogni valico, ogni fondovalle è fortificato da 2, 3, 4 linee fortificate sul tipo Maginot, perché avevano preso il brevetto francese, comprato il brevetto francese e fatto tutti i forti tipo Maginot ma migliorati. Qui all'interno è tutta scavata, ecco qui avete una delle aperture, soltanto di uno dei sentieri di accesso, perché poi nell'interno si può andare, non è visitabile. Però qui potete vedere cosa si vede verso nord, no? Vedete le ultime colline e poi la parte pianeggiante della Svizzera che dà verso la Germania. Questo è il concetto del perché c'erano questi due belvedere. Questo è il sentiero di discesa che consente, molto ripido, perché è ripido il pendio, ma consente anche di rendersi conto di quanto diavolo è ripido sto trenino. È talmente ripido che addirittura gli scambi, o meglio i deviatoi, sono stati fatti in maniera particolare. Dato che non si poteva fare un deviatoio classico, allora si è fatto il cosiddetto deviatoio a piastra, cioè per passare da un lato all'altro laddove i treni si incontrano, tutta questa struttura trasla. Di là avete una curva a destra che va a imborsarsi sul percorso a destra. Geniale, veramente geniale, se pensate che questa roba è stata pensata 150 anni fa. E quando pensate a 150 anni fa, però bisogna pensare alla tecnologia di 150 anni fa, non soltanto al fatto che ci fossero delle persone che potevano pensare, ma che potevano pensare sta roba con quel modo di progettare le cose, tutto a mano, tutto disegnato a mano, i calcoli erano tutti fatti così, non c'erano computer, no? Le lavorazioni del metallo erano tutte fatte a mano, e questa è la parte impressionante di quando uno va lì, se si rende conto di qual era l'industria dell'epoca, si rende conto che questa roba è praticamente un miracolo. E questa è sempre al Museo di Lucerna, è la prima cremaliera del Pilatus, che è concettualmente talmente ripida che è fatta come una funicolare. Quindi a piani, perché se vi sedevate normalmente e poi nel pezzo a 45 vi sembrava di decollare o di cadere. Qui invece siamo sul treno praticamente più famoso di tutti, perlomeno uno dei tre treni più famosi al mondo, è sicuramente il treno più famoso d'Europa, anche più costoso, che è quella che conduce al colle della Jungfrau, passando prima sotto la vetta del Munk e poi prima ancora tra le pareti dell'Eiger. In questo caso chiaramente la parte diciamo più costosa del treno, che è quello che da Kleinscheiden va allo Jungfraujoch, non è stata presa in considerazione da questo libro. La mia proposta è quella di partire da Kleinscheiden, di salire all'ultima stazione del treno all'aperto, che è l'Eiger Gletscher. Lì comincia la galleria che poi arriva fino in punta, perché il treno arriva in una grande caverna scavata sotto gli acciai e non esce più dalla galleria. Da qui parte un bellissimo sentiero che passa sotto la parete nord dell'Eiger e consente di scendere fino a Grindelwald. Il mio consiglio è di risalire sul treno a Branding, onde evitarsi l'ultimo tratto che è abbastanza noioso e meno panoramico. Questa è la nord dell'Eiger, probabilmente la nord più famosa delle Alpi e anche quella che ha mietuto più vittime durante il tentativo di conquista. E questi sono i grandi alberghi di Kleinscheiden, dove arrivano le due ferrovie che avete visto prima, quella che sale da Lautenbrunner passando per Wengen e quella che invece sale da Grindelwald. Poi tutte e due si riuniscono a Interlaken, quindi parte un treno solo e poi è una specie di anello, anche se non si parlano queste due ferrovie, bisogna fare biglietti separati, se uno vuol fare tutto l'anello tutte le volte si fa biglietti costosi.
Questo è il trittico, no? L'orco, Tiger, il monaco e la vergine. Le tre montagne che sono un po' simbolo delle Alpi centrali svizzere. Questa è la stazione del Tiger Glacier, qui comincia il tunnel che arriverà salendo qua sotto e passando lì dentro, arriverà lì. Questo è il treno invece che scende sotto, che torna verso Grindelwald, col sentiero che passa di fianco, molto spettacolare, ci si avvicina alla Nord del Lager. Qui avete la Nord del Lager con il percorso della prima salita e con tutti i punti più famosi, che hanno tutta una serie di nomi, la traversata del ragno, ci sono dei nomi molto particolari. E quella che vedete qui è la stazione dell'Eigerband, è una finestra, il treno si ferma in questa stazione in galleria, si scende, vi portano a vedere questa finestra che quando sono andato io da bambino la prima volta era soltanto un mancorrente di ferro, era impressionante, adesso mi hanno fatto una vetrata intera e quindi è tappata, no? Ma all'epoca era veramente impressionante perché la parete è veramente verticale sopra e sotto. E questa è poi l'ultima parte a Grindelwald, con questo bellissimo paesaggio tipico di queste zone, anche tipico della Svizzera, se vogliamo. Qui invece siamo al percorso che propongo io invece con la Digezina, in questo caso Centovalli, la chiamo siamo al lato svizzero. È curiosa questo tratto perché il treno si può prendere sia da Domodossola che a Locarno, dipende da che parte, da dove siete. Si scende in questa stazione da dove parte, tanto la ferrovia è spettacolare, questo lo sappiamo. Non poteva dire diverso, cioè. Però è veramente spettacolare, tenete conto che è una ferrovia di montagna ma che è ad aderenza naturale. Bisogna anche pensare, questa non è una ferrovia cremagliera, è una roba del genere. Praticamente c'è lei e poi c'è la signora, quella che va a Semolitz, no? Sì. Il Vermin. Tutte le altre in Svizzera sono tutte ferrovie cremagliere. Le strutture sono spettacolari, ci può fare anche per l'appassionato di opere d'arte. Tengo a precisare, opere d'arte non sono soltanto i quadri e le statue, ma in ingegneria sono anche le opere legate alle strade e alle ferrovie. Ecco, una cosa che si nota da questa, che io apprezzo moltissimo e che è quello che mi ha sempre attratto delle ferrovie, è quanto si inseriscono perfettamente nel paesaggio. La ferrovia diventa parte del paesaggio, non lo impoverisce come una moderna autostrada in cemento armato, ma lo arricchisce. Il treno non impatta col paesaggio, ma il treno semplicemente si inserisce nel paesaggio senza mai violentarlo. E le opere d'arte, soprattutto quelle che sono fatte in questo modo, cioè con la pietra del posto, prendono lo stesso colore delle rocce. Allora, si scende e come capita spesso in Svizzera, dove c'è una legislazione, no? Una normativa molto più flessibile rispetto all'Italia, una funivia praticamente la può fare qualunque paese, la può fare qualunque comune, però sono funivie particolari, sono funivie come questa che portano 4 persone per volta. Cioè non ci sono altre cabine, c'è questa che va, una che va e una che viene. Se quando fate questo itinerario, volete andare a fare questo itinerario, scendete lì, per disgrazia c'è un pullman, cambiate itinerario, ok? Perché per salire ci va poco un'ora e mezza, ok? Ci va poco un'ora e mezza. Tornando un attimo all'itinerario, vedete, arrivati in punta, comincia questo bellissimo itinerario che passa per il Monte di Comino e poi scende praticamente fino in Tragna, dove si riprende il treno. Un classico percorso di trasferimento, in gran parte in discesa, c'è un 10% di salita e un 90% di discesa, in un ambiente bellissimo. Intanto Monte di Comino c'è questa bellissima chiesa
e poi si scende in mezzo a questi pascoli, la discesa è sempre molto dolce, panoramicissima, le case sono spettacolari, perché come potete vedere in queste zone, come così come anche nelle valli di Domodossola, i tetti sono scandole di pietra, e quindi hanno questo aspetto molto particolare che non lo dà niente, cioè soltanto i tetti di pietra hanno, ed è un lavoro pazzesco, perché queste non sono le classiche lose, queste sono proprio scandole, quindi sono proprio pezzi messi molto piccoli, messi come le scandole di legno, come i tetti a scandole di legno, molto particolare, e questo è dovuto all'abilità degli scalpellini di queste zone, perché vi ricordo che praticamente gran parte dei campanili che voi andate in giro a vedere nell'ex impero veneziano sono stati fatti da questi scalpellini. Okay. Il paesaggio è questo, quindi c'è poco da discutere. Arrivati a questa frazione di costa c'è già un'altra funivia che scende, quindi volendo si può prendere una funivia per andare giù alla stazione. Io consiglio invece di fare questo bellissimo itinerario, che tra l'altro è tutto selciato, molto, molto bello, passa tra l'altro attraverso dei paesini molto, molto caratteristici, tutti ristrutturati qua chiaramente, poi si arriva al fondo valle e là si riprende il treno. Di tutti gli itinerari che c'è, ce n'è un altro analogo sull'altro versante, però questo è in una posizione migliore come solito, ed è per questo che lo inserito. Poi all'interno del libro ci sono anche percorsi fatti con le funicolari, io quindi ho messo soltanto uno, che è quello della funicolare di San Salvatore. La funicolare è una soluzione che precede il treno, perché era più semplice, però c'è un problema con le funicolari, anzi ci sono due problemi legati alle funicolari. Il primo era la capacità di realizzare cavi di trazione resistenti, che è poi lo stesso che si incontreranno le funivie all'inizio del loro percorso storico, cioè negli anni 10 e negli anni 20. Cioè non si riesce a fare dei cavi d'acciaio abbastanza resistenti da tenere un peso e soprattutto da sopportare le variazioni di carico. Cosa vuol dire una variazione di carico? Vuol dire che la funicolare non può cambiare pendenza. Perché nel momento in cui la funicolare cambia pendenza, io ho una variazione di trazione sul cavo. Ho una parte del cavo che tira meno, una parte del cavo che tira di più. In più, gran parte del peso va tutto sull'ultima parte di cavo. E quindi le funicolari devono sempre avere una pendenza molto molto regolare, il che non rende tutti i pendii adatti alle funicolari. In più c'è un limite di quanto può essere lungo il cavo. Dato che il cavo deve essere unico, se io faccio 1000 metri di funicolare ho bisogno di 2 km di cavo. E c'era un limite della metallurgia alla lunghezza dei cavi che si potevano fare all'epoca, stiamo parlando di metà dell'Ottocento, 1840-1850, siamo 20 anni prima dei primi treni di montagna, però è il primo modo per salire in alto. San Salvatore è questa montagna qua, è praticamente il più bello, uno dei due più bei belvederi di Lugano, e la funicolare in due tratte ti porta in punta. Poi dalla punta, che è qua, c'è questo bellissimo percorso di cresta che, passando per il paese di Carona, scende giù fino a Morcote. Da Morcote si rientra con col Pullman. Allora, è una bellissima traversata che dura 3 ore, assolutamente non faticosa, che passa in posti spettacolari. Qui vedete cosa hanno dovuto fare per mantenere le due pendenze regolari, quindi questa è la prima pendenza che porta ai piani della montagna, e poi c'è la seconda tratta molto più ripida, per cui per mantenere la pendenza bisognava fare questa parte che all'epoca, quando è stata fatta, era tutta in legno, era tutta un'incastellatura in legno. Questo è il belvedere che c'è da lassù, qui su Melide e sulla parte, diciamo, meridionale del lago. E questa invece è il belvedere verso la parte settentrionale del lago, assolutamente uno dei due più bei belvedere, probabilmente secondo me superiore anche al San Salvatore come belvedere, perché San Salvatore poi è abbastanza chiuso, invece questo è veramente una cosa pazzesca, questa montagna è veramente pazzesca. Da qua comincia un bellissimo sentiero svizzero, che è questo, quindi non sto neanche più a raccontarvelo, vedete da là si scende fino qua sotto,
e poi da qua comincia un sentiero a mezza costa che poi scende poi un ultimo tratto sul lago, passando attraverso questo bellissimo giardino, tra l'altro visitabile, cioè il sentiero passa proprio in mezzo a questo bellissimo giardino di una villa enorme, tutto rododendri e ad azalee. E qui avete l'ultima parte selciata che scende giù sul lago, paesino, pullman e si torna. Proseguiamo e qui siamo al Bernina, abbiamo quasi finito. Al Bernina io ho proposto un itinerario particolare, abbastanza breve, che parte dall'ospizio, il passo del Bernina, la stazione del Bernina è la più alta stazione d'Europa raggiunta da un treno non ad aderenza artificiale, quindi non a cremagliera. Potete vedere 2323 metri, ok? 1000 metri più alte, più in alto della più alta stazione italiana, che è Brennero e Bagnoli, che se la giocano per 30 metri di differenza, ma che stanno a 1300 metri. Un treno ad aderenza naturale che arriva a 2300 metri è un record mondiale, che ripeto, è ad aderenza naturale. Per farlo arrivare lassù bisogna mantenere una pendenza molto regolare, e già questo treno è già partito elettrico perché le locomotive a vapore non ce l'avrebbero fatta. Quindi all'inizio del Novecento questo treno parte già elettrificato, perché le locomotive elettriche rispetto alle locomotive a vapore avevano una potenza di circa il triplo, erano in grado di erogare il triplo di cavalli. Però nonostante tutto, guardate, per mantenere la pendenza cosa devono farvi fare. Guardate che roba. Tornanti a 360 gradi, tornanti a 180 gradi, parte libri, parte in galleria. E questa parte superiore è la parte, diciamo, un po' meno battuta, anche da un punto di vista sentieristico, la parte più bella da camminare. In realtà si può scendere giù fino qua in fondo, facendo anche questa parte, però diventa lunga, diventa una camminata da 3 ore, io invece l'ho tenuta sull'ora, all'ora e un quarto. Praticamente si parte dal passo del Bernina e si arriva a questa Alpe Grum, che ha la caratteristica di essere raggiungibile soltanto in treno. È un albergo che è raggiungibile esclusivamente in treno, perché la strada, come potete vedere, passa in un'altra valle. Quindi non c'è mai la strada vicino al treno. Va bene, questo è il classico anello a 360 gradi di Gordio che serve al treno a prendere quota, sostanzialmente, a prendere quota mantenendo però una pendenza regolare, la massima pendenza che può sopportare un treno di questo tipo. Questa invece è la stazione del Bernina, col bellissimo lago del Bernina, tutti i ghiacciai, da cui si scende e si torna indietro. Si torna indietro con, vedete, il sentiero passa qua sotto, un bel sentiero comodo, una passeggiata, si fa quei passeggini anche. Mentre il treno passa leggermente più sopra. Il fotografo purtroppo non può quasi mai fare il percorso, ma deve sempre arrampicarsi su e giù e poi stare lì ad aspettare i treni. Ma almeno in Svizzera i treni passano di frequente, mentre in Italia invece se te ne perdi uno, puoi stargli un'ora e mezza prima che passi l'altro, soprattutto sulle ferrovie secondarie. Qui vedete alcuni scorci spettacolari della ferrovia. Questo è l'anello del Grum, dell'Alpe Grum. L'Alpe Grum è qui subito prima, e qui il treno passa, no? Poi comincia tutti quei tornanti in discesa, e poi lo vedete, lo beccate laggiù. In teoria il sentiero da qua può proseguire e si scende fin laggiù, intercettando più volte il treno, è molto spettacolare, però da qui andare laggiù c'è una bella ora e mezza ancora di scarpinata in discesa. Questa è l'Alpe Grum con il suo straordinario paesaggio, però ripeto, la peculiarità è che è raggiungibile soltanto in treno. E questa è la stessa immagine di inverno, perché, come dico sempre, questi treni sono belli d'estate, ma secondo me d'inverno sono più spettacolari. Io consiglio sempre di prenderli d'inverno, e almeno una volta prenderli d'inverno. La stessa cosa per chi ha la capacità di farlo, prendere il Glacier Express d'inverno è un'esperienza completamente diversa di prenderlo d'estate, perché il Glacier Express attraversa dei colli che non sono percorribili in macchina, ma addirittura a volte quelle strade diventano piste da sci.
e quindi il treno passa in delle valli, in dei posti dove c'è soltanto lui e solo distese bianche. In ultimo, consentitemi, Torino. Anche qui ho trovato un itinerario interessante che consente di scendere a piedi da Superga e di salire a Superga con la cremagliera. La cremagliera di Superga, come la chiamiamo noi torinesi, la dentera, è l'ultima rimasta in Italia, tolto quella di Granarolo, che però è molto più corta, e tolta il tratto tra Reggio Calabria e tra Catanzaro Bassa e Catanzaro Alta, Catanzaro Città, che però adesso è ferma e sospesa. Speriamo. Ma non ha soltanto questo primato, è anche la più vecchia d'Italia ed è quella che mantiene alcune carrozze che sono le più vecchie d'Europa ancora funzionanti. Se ce l'avessero gli svizzeri, costerebbe 40 franchi prenderla, ma almeno 40 franchi prenderla. E soprattutto non si potrebbe fare altrimenti, cioè non sarebbe possibile salire in pullman a Superga andando a incastrarsi nella strada. C'è un treno, si prende un treno, in Svizzera funziona così. Vedete che dentiera, no? Dentiera perché questa, la possiamo vedere qua, è una classica rotaia dentata all'italiana. Gli svizzeri, come avete visto, hanno quella immorsata, no? Immorsata tra due rotaie, non quella che abbiamo visto prima al Pilato, che quella è unica. Noi invece abbiamo questo tipo di cremagliera. In realtà però, vediamo dopo, stavo già anticipando. Poi abbiamo finito. Chiudo con Torino. Qui potete vedere, è una specie di museo aperto. Intanto potete vedere uno degli ultimi tram elettrici risalenti agli anni 10 a Torino, ancora funzionante, che viene normalmente mantenuto qui e poi viene fatto girare un po' per Torino durante gli eventi. Queste carrozze sono le carrozze originali degli anni 30, queste motrici sono le motrici originali degli anni 30 e mantengono ancora i comandi degli anni 30, i comandi, poi i motori, i servocomandi e tutto il resto è stato tutto modernizzato, ma l'aspetto del meccanismo, dei freni, eccetera, eccetera, è quello degli anni 30, proprio dal punto di vista dell'appassionato è una cosa unica. La carrozza in legno è quella degli anni 10. E alcune giardiniere, che sono quelle praticamente senza vetri, risalgono a quando è stata fatta questa cremagliera, 1870. Qui vedete, va bene, il paesaggio. Ecco, questa è una delle carrozze più vecchie ancora in circolazione. L'unica, diciamo, l'unica modifica che è stata fatta per renderla, diciamo, in grado di portare più persone è stata quella di mettergli i carrelli. Non esistono vetture a carrelli ottocentesche europee, ok? Il carrello è stato inventato in America e viene montato sui treni americani già a partire dal 1800, già durante la guerra di secessione c'erano già, ma perché loro là avevano delle carrozze molto più grandi, molto più capienti, molto più pesanti. Avevano anche locomotive molto più potenti, locomotive a vapore, già quelle del West erano più potenti delle nostre, per capirci. Quindi là viene inventato il carrello, l'Europa diventa molto restia ad accettare il carrello e i carrelli vengono montati esclusivamente alla fine dell'Ottocento sui treni, diciamo, di lusso e sulle prime carrozze letto. Anche la carrozza letto viene inventata in America e poi portata qui dal signor Pullman, quello che poi si è inventato la Wagon Link. Questo è il panorama che c'è da lassù, chiaramente. Questo è il sentiero di rientro che percorre, quando finite la discesa, poi passa tutto lungo il parco fluviale, quindi ha anche questa doppia valenza per tornare ai parcheggi davanti alla cremagliera, no? E questo che vedete qua invece l'ho messo perché quando nasce questa cremagliera,
negli anni 70 dell'Ottocento, non è una cremaghiera vera e propria, ma è quella che si viene detta un mezzo teledinamico, ovvero Agudio è questo ingegnere che sviluppa la tecnologia dei cavi in Italia in anticipo di 40 anni rispetto alle tecnologie poi vere dei cavi. Che cosa fa? Inventa un cavo che viaggia in alto, avanti e indietro, sempre in movimento, e questo cavo viene agganciato o sganciato attraverso queste moltipliche che ricordano molto quelle di una bicicletta. A seconda di dove lo agganciavate e lo sganciavate, il treno poteva rallentare o addirittura fermarsi, cosa che una funicolare non può fare. Quindi non era una vera e propria funicolare, ma non era neanche una cremagliera, era una via di mezzo, no? C'era una rotaia dentata centrale già all'epoca, ma serviva soltanto per frenare. Questo sistema dura per una sessantina d'anni, poi quando raggiunge, diciamo, il suo termine di vita nel 1933, viene sostituito invece da una vera e propria cremagliera, che è quella di oggi. Quindi quella di oggi tra 10 anni fa 90 anni quest'anno, e tra 10 anni farà il centenario. Quando vi capita, ricordatevi che questa è l'ultima cremagliera d'Italia. Attenzione, viene definita tranvia di Superga, ma in realtà è un treno a tutti gli effetti. In Italia la differenza tra tranvia e ferrovia dipende da dove viaggia. Su percorso misto, su percorso stradale, sono tranvie, mentre le ferrovie sono obbligate a viaggiare su percorso proprio. Ok? Ho finito. La prima cosa che io ho apprezzato del libro leggendola è che tutti i sentieri sono in discesa, bellissimo, cioè fatica zero, almeno per me. Poi so che c'è chi preferisce comunque andare in salita, personalmente preferisco andare in discesa. Ma a parte questo, ci sono alcune riflessioni. La prima è quella che dicevo già prima, Diego. In Svizzera e all'estero le ferrovie nascono come elemento prevalentemente turistico, quindi ha poca importanza che diciamo seguono determinate tecniche, ma l'importante era raggiungere il punto. Anche in Svizzera negli anni 60, anche in Svizzera, anche in Francia negli anni 60 ci sono state delle dismissioni significative delle ferrovie, però loro hanno avuto comunque la capacità, la forza, l'intelligenza, io dico, di mantenerle il più possibile e quindi di mantenere comunque per quello che era possibile il patrimonio ferroviario che risale all'inizio degli anni dell'Ottocento, che all'inizio del Novecento, fine Ottocento. Prima diceva giustamente lui che è dall'inizio del Novecento che non si costruisce più una ferrovia, lasciando perdere l'alta velocità si intende, ma una ferrovia di questo tipo è dall'inizio del Novecento che non si realizza più, e sicuramente rappresenterebbero oggi, anche dal punto di vista ambientale, una alternativa fondamentale al mezzo invece che continuano comunque ad inquinare. Oggi ci stiamo inventando, o meglio si stanno pensando delle tecniche di trazione diverse, per esempio la trazione idrogeno, ne parlavamo poco prima della conferenza. La trazione idrogeno rappresenta comunque una possibilità. Col PNRR ci sono una quantità di denari che verranno spesi in Italia proprio per la realizzazione di materiale rotabile e di centrali per la produzione di idrogeno. Verificheremo se, come è per queste, noi no, io non di certo, penso neanche voi, comunque verificheremo tra 100 anni se questa scelta strategica che è fatta a livello europeo e a livello nazionale, noi ci siamo fiondati molto seguendo questa linea. Non esprimo pareri personali perché richiederebbero più tempo di discussione. Comunque noi ci siamo fiondati su questa linea, speriamo di riuscire a patrimonializzare nel miglior modo possibile i fondi europei che ci vengono rilasciati. Quindi ci sono queste tecniche nuove mirate prevalentemente a ricostruire un patrimonio
ferroviario, linee nuove non se ne realizzeranno, ma comunque soprattutto le linee del sud Italia che oggi sono alimentate diesel sarebbero alimentate di idrogeno, quindi si sta cercando di trovare delle soluzioni per dare vita anche nel rispetto dell'ambiente a questi mezzi di trasporto. Poi bisogna capire se dal punto di vista dei costi di manutenzione riusciranno a fare la stessa cosa. Comunque, dal punto di vista invece escursionistico, ho letto questo libro e leggendolo uno ha la fortuna già di fare gli itinerari che lui ha fatto a sue spese e quindi con il mutuo di cui si parlava prima, però diciamo che ti fa venire voglia anche veramente di andare a provare a fare degli itinerari, anche perché la descrizione dei percorsi è veramente molto minuziosa e quindi uno riesce a rendersi conto, secondo le proprie capacità fisiche, riesce a fare questi giri. In Italia ne abbiamo tanti altri di ferrovie, soprattutto nel centro e sud Italia, magari sarà oggetto di un'altra pubblicazione. E comunque è incredibile, l'ho già detto prima, come Diego abbia dato ancora anche oggi dimostrazione non solo di saper narrare bene le esperienze che fa, ma anche dal punto di vista tecnico ha una conoscenza del panorama ferroviario mondiale, direi che è di altissimo livello. Quindi complimenti ancora, e a questo punto direi che possiamo anche chiudere. Sì, volevo ricordare soltanto ancora una cosa: quest'anno è il decennale della nascita della Fondazione FS. La Fondazione FS in Italia è quella che sta cercando di rilanciare il turismo ferroviario. E per fare questo sta cercando di togliere dall'oblio moltissime ferrovie. È già riuscito a farlo con 13 ferrovie, 11, 2 le sta ultimando adesso in Sicilia. La ferrovia dell'Alcantara e la Noto Pachino. In Piemonte noi attualmente abbiamo ben 4 ferrovie turistiche, tra cui una, quella di Varallo Sesia, esercita a vapore. Varallo è diventato un museo all'aperto della ferrovia a vapore, hanno anche ristrutturato tutte le strutture, tutte le opere attorno, e il turismo ferroviario è passato da 10-12 mila passeggeri trasportati nel 2013 a 250 mila trasportati nel 2023, a tal punto che a questo punto mancano i mezzi. Okay. Fondazione FS sta recuperando tutta una serie di rotabili storici, anche molto spettacolari, vagoni, e soprattutto sta cercando di fare una manutenzione il più possibile rapida alle locomotive, perché le locomotive, la più giovane locomotiva in Italia ha 196 anni, okay? Perché dato che per un problema legato al carbone italiano, che era un carbone che faceva schifo sostanzialmente e che intossicava, anzi ammazzava i macchinisti dentro le gallerie, noi abbiamo scelto l'elettrico molto, molto in anticipo rispetto al resto d'Europa, anche perché avevamo molte più gallerie dei francesi o dei tedeschi, e quindi noi non abbiamo smesso di fare locomotive praticamente alla fine degli anni 20. Quindi tutte le nostre locomotive sono molto più vecchie delle locomotive tedesche. I tedeschi hanno molte locomotive a vapore, ma è roba costruita dalla Borsiger negli anni 50, non è roba costruita negli anni 20, con un'altra tecnologia, altri materiali. Quindi le locomotive a vapore sono un patrimonio, ma sono delicate, sono delle vecchiette, poi bisogna saperle condurre, perché non si fa un semplice training da macchinista su una locomotiva a vapore. All'epoca, quando le locomotive a vapore funzionavano, fino alla fine degli anni 70, le coppie di macchinisti, ogni coppia di macchinisti aveva una la sua locomotiva a vapore, perché all'interno dello stesso modello due locomotive a vapore sono differenti nella conduzione. Loro dicevano che erano animali vivi e quindi bisognava conoscere la locomotiva come si impara a conoscere il mulo. Okay? Volevo soltanto ricordare che la Fondazione FS sta davvero recuperando le ferrovie. Pensate, e chiudo, che l'ultima recuperata in Piemonte, che è la Asti Alba, tra poco, non appena troviamo il diesel, verrà riaperta, no? Verrà riaperta perché è assurdo che due paesi come Asti, due città come Asti e Alba non siano collegati tra loro, ma è anche assurdo che uno di Alba per andare a Milano debba passare da Torino.
queste storture che sono nate con la razionalizzazione delle ferrovie, quando praticamente si è deciso di dare priorità all'alta velocità, no? Per cui adesso, che ne so, per andare all'Elba bisogna cambiare quattro volte, non c'è più un cavolo di treno diretto che vada verso Livorno da Torino, ok? E siamo arrivati a questi assurdi qua, che fanno sì che, certo, l'alta velocità è una cosa che studiamo tutti ed è ottima, ma poi sulla cosiddetta bassa velocità c'è stato un arretramento spaventoso, e in Piemonte noi abbiamo anche il più alto numero di chilometri di linee chiuse. Altra cosa e ultima che voglio precisare: una linea chiusa è una linea sospesa, ok? Non sta ai sindaci costruirci una ciclabile sopra. Le ferrovie sono opere di tutti e dipendono direttamente dallo Stato, l'infrastruttura ferroviaria. Una ferrovia sospesa, anche se è sospesa da 15 anni o da 20 anni, non è smantellabile senza un decreto del Presidente della Repubblica. Per cui tutte le volte che voi leggete proposte di sindaci che decidono che su quella ferrovia che oramai non funziona più vogliono farci la ciclabile, ecco, non è possibile farlo. Non è possibile farlo perché le ferrovie sono di tutti noi, sono state pagate quei soldi di tutti noi e sono di tutte noi. Una ferrovia sospesa, e il grosso lavoro che sta facendo Fondazione FS, può essere recuperata in pochi mesi, e in pochi mesi loro hanno davvero recuperato moltissime ferrovie, tra cui la Chivasso-Asti, per esempio, che è una bellissima ferrovia che attraversa la collina chivassese, diciamo, possiamo definirla già Monferrato, le colline del Monferrato, ed è stata completamente recuperata e adesso è trasformata in ferrovia turistica. Ma l'altra, la Asti-Alba, grazie a questo lavoro, presto, si spera, tornerà ad essere una ferrovia fruibile da tutti noi. E quando si riapre una ferrovia, dovrebbe essere sempre un giorno di festa. Grazie. Ecco. Non so se qualcuno vuole fare una domanda all'autore del libro. Se volete fare delle domande, io sono qua per rispondere, non c'è problema. A proposito di collegamenti un po' difficoltosi in Piemonte, ricordo quello verso Vermano Cosio-Ossola per Torino. Si cambia tre volte anche lì, ma rimaniamo in Piemonte perché hanno chiuso la Santiarona, che era anche ma si cambiava tre volte lo stesso. Vero, ma se la ferrovia fosse stata aperta adesso si cambiava. Ma io ricordo che fino agli anni 50 c'era un collegamento diretto, un treno al mattino alle 6 per Torino. Sì. Ma c'erano anche treni stagionali che consentivano di arrivare direttamente. Diciamo che l'attenzione di Torino per questa zona è sempre stata un po' ridotta. Questo è un altro paio di maniche, perché noi di Torino consideriamo sta roba Lombardia. Ecco, sappiate, questa è la verità. Sappiate che questa è la verità. Domande quindi? Oltre a quello che ho fatto io, in qualche modo. Ok, se non ci sono domande allora vi saluto, perché anch'io tenderei a ritornare a casa. Allora, io ricordo a tutti innanzitutto il libro, che è disponibile anche per, ovviamente, per la firma da parte dell'autore. Chi volesse acquistarlo si può rivolgere qui al tavolo. Ricordo che da adesso, praticamente tra 5 minuti, si aprirà l'aperitivo, che molti di voi hanno già prenotato. Chi volesse partecipare e usufruire di questo aperitivo lo può fare, ci sono ancora posti liberi. E poi ricordo che questa sera alle 21, dopo questa pausa gastronomica, verrà proiettato in questa sala il film Come vinsi la guerra, di Buster Keaton, che forse molti conoscono, che riguarda anche questo, un argomento ferroviario. Altro che devo dire, l'attività di Aspettando il Festival prosegue mercoledì 30 agosto a Casa Ceretti, con la presentazione del libro La vita segreta delle Alpi con Marco Valsesia, delle Alpi, scusate,
delle api nelle Alpi. Soltanto quello. E anche qui seguirà, anche mercoledì seguirà un film, come ormai è tradizionale, no? L'aperitivo. Bene, vi saluto, ringrazio in modo particolare l'autore.